vita. Siamo nati da meno di un anno e da meno di un anno portiamo nelle piazze di tutto il mondo la questione della crisi climatica. Siamo abituati ad avere di fronte un'emergenza che cerchiamo di far votare a più persone possibili. Di fronte all'emergenza che casa nostra ha vissuto in queste settimane, non potevamo stare fermi a guardare e per questo ci siamo subito attivati per dare una mano alla popolazione di Venezia, di Pellestrina e della Laguna. Ci hanno chiamato angeli in questi giorni, angeli, perché tutti quelli che hanno delle responsabilità dirette per quello che è successo andavano in giro e cercavano di far sì che chi si stava tirando sulle maniche per aiutare e tamponare i danni del loro operato venisse considerato come qualcuno di innocuo e non pericoloso, disposto solo a pulire le strade. Beh, non è così, le strade le abbiamo pulite, le maniche ce le siamo tirate su, abbiamo dato una mano alla popolazione, ma questo non vuol dire che oggi saremo zitti e silenti di fronte alle responsabilità politiche che hanno continuato a devastare il nostro territorio, che hanno continuato a ignorare il cambiamento climatico e che anche di fronte alla prima vera manifestazione della crisi climatica in Italia e in Europa continuano a parlare di cambiamento climatico solo e solamente come se fosse una scusa per scaricare la colpa su qualcun altro. Sappiamo nomi e cognomi di chi ha voluto continuare a portare avanti gli interessi di pochi di fronte alla salute di molti per continuare ad abbassare le bocche di porto, per scavare i canali in laguna, per far passare le grandi nave, per fare il Mose, per tutte quelle grandi opere inutili e dannose che hanno contribuito alla distruzione che c'è stata la settimana scorsa nella nostra città. Abbiamo dato una mano, ma non saremo zitti. C'è chi diceva nell'amministrazione che c'è chi parla e si lamenta e c'è chi invece fa le cose. Noi non ci tiriamo indietro, abbiamo intenzione di fare tutte e due le cose. Settimana prossima faremo un altro grande corteo, il quarto sciopero globale per il clima, ed è evidente come la situazione veneziana rappresenti perfettamente che da più di un anno a questa parte, come studenti di Venezia Mestre, avevamo ragione, la crisi climatica è qua e ora, è tempo di agire.